Buongiorno, questa è Freenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, giovedì 13 maggio 2021. Stiamo seguendo questo secondo viaggio missionario di Paolo, lo abbiamo visto da Neapoli, Samotracia, Neapolis, Filippi, ricordate, abbiamo saltato un po' la tappa di Tessalonica, di Berea, ma abbiamo visto ieri Atene. Oggi Paolo arriva a Corinto. Corinto certamente una città molto molto particolare. Cicerone diceva che non tutti possono permettersi un viaggio a Corinto e c'era un detto: fare alla Corinta, diciamo così, proprio per il richiamo ai suoi licenziosi costumi. Quindi una città molto ricca, dove però le disparità sociali sono grandissime, dove la metà della popolazione è costituita da schiavi e dove evidentemente lo snodo, diciamo così, economico dall'Oriente all'Occidente è così fondamentale e importante, perché avevano questi due porti. E uno appunto dallo stretto dei Dardanelli arrivava dal Bosforo e un altro invece andava direttamente verso l'Italia, in particolare a Brindisi. Quindi capite che era veramente molto complesso, difficile. Lì Paolo comunque trova una comunità giudaica ben radicata, però vediamo un po' meglio il suo arrivo a Corinto e che cosa succede. Un incontro. Ecco cosa succede. Paolo arriva a Corinto e chi vi trova? Vi trova Aquila e Priscilla. Erano stati allontanati da Claudio. Noi sappiamo per alcuni motivi anche di ritrovamenti e quindi con una certa sicurezza che Paolo opera a Corinto tra il 51 e il 53, 54. L'editto di Claudio, ci sono delle discussioni dal punto di vista storico, perché chi lo data al 41-42, ma la datazione è un pochino più tradizionale del 49 e sarebbe estremamente compatibile con l'incontro appunto di Aquila e Priscilla proprio a Corinto. E guardate, dicevo un incontro, un'occasione, erano dello stesso mestiere, fabbricatori di tende, e quindi si mettono insieme, vanno a stare insieme, dividono le spese. È estremamente interessante questa cosa, perché sta a indicare come il Vangelo sia passato attraverso le relazioni delle persone. Persone che hanno messo insieme quello che sapevano fare e ovviamente anche si sono poi messi al servizio del Signore. Dice: ogni sabato Paolo discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi, come vedete, Paolo lavora dalla domenica, quella che noi chiamiamo domenica, al venerdì successivo, e il sabato ha la possibilità di andare a parlare ai suoi confratelli giudei. Cioè, dice: io sono missionario, però vive la vita che poteva in quel caso lì, e naturalmente lavorando per mantenersi. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, e quindi a riportarono notizie e probabilmente anche aiuti da Filippi, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola. Cosa vuol dire? Smettiti di lavorare. Lavoravano loro due per tutti, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Gesù Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, scosse le vesti dicendo: il vostro sangue ricada sul vostro capo. D'ora in avanti io me ne andrò dai pagani. Ecco la scelta che Paolo fa. Vi ho detto che ad Atene c'è un momento di riflessione. Questo momento di riflessione lo porta un passo indietro a predicare soltanto ai giudei, ma di fronte alla chiusura dei suoi connazionali torna, ripensa al suo approccio anche diretto verso i pagani. Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Oh, su queste notizie io ci metto un pochino la mia malizia. Ecco, va bene, poi quindi la mia ricostruzione è semplicemente mia, quindi non posso. Allora, questo si chiama Tizio Giusto, quindi è un timorato di Dio.
è un pagano, ma è un pagano che ha le palanche, perché la sua casa è accanto alla sinagoga ed è probabile che anche la sinagoga fosse casa sua. Tant'è vero che Crispo lo conosce bene, si frequentano e hanno lo stesso destino. E Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore. Noi sappiamo, dalle ricerche archeologiche e anche dalla finale della lettera ai Romani, scritta da Corinto tra l'altro, che si convente anche Erasto. Erasto chi è? È il tesoriere della città. Quindi Paolo, in un colpo, entra per la prima volta dove? Nell'aristocrazia di una città. La prima volta. E quindi, potendo parlare all'aristocrazia di una città, è del tutto evidente che egli dovrà anche elevare il suo annuncio, da una parte, ma dall'altra avrà molte più possibilità non solo di parlare a una religione di natura popolare, pagano popolare, ma anche una religione estremamente più raffinata, che ha anche ovviamente un codice, una riflessione anche dietro filosofica importante, e quindi non potrà utilizzare, diciamo, la matrice giudaica, ben conosciuta tra l'altro da questi interlocutori, ma dovrà approfondire il significato, la portata, l'ampiezza del Vangelo che egli predica. Corinto, dunque, come capite, una tappa veramente fondamentale. Il Salmo 97-98 ci invita a lodare il Signore, e tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. È la scelta di Paolo a tutti i pagani, ma è la scelta di chi si mette in gioco anche culturalmente parlando, cultura in questo caso anche come modo di vivere, modo di pensare l'uomo dentro la storia. E però dentro quella storia ci mette la sua storia e soprattutto un compimento della storia, che è in Gesù Cristo. Il Salmo continua dicendo: il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, dei pagani ha rivelato la sua giustizia. Ma nel mezzo c'è la mediazione concreta dell'evangelizzatore. Il Vangelo, il Vangelo abbiamo ascoltato ieri, la bella missione allo Spirito. Oggi Gesù torna su un tema molto molto interessante, e la sua vicinanza e la sua lontananza dagli Apostoli, la sua lontananza anche come persona. Ci fermiamo, lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre. Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Questo Vangelo teoricamente è un pochino più lungo dei versetti di ieri, ma praticamente si riassume in un concetto solo, uno solo. Me ne vado al Padre, voi siete tristi e il mondo si rallegrerà. Finalmente ci siamo liberati di quel Gesù. In verità vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La domanda è: quando? Se noi abbiamo capito che Gesù è risorto, abbiamo un'idea, alle volte che può apparire anche un'illusione, quando?
quando usciremo da una vita che pensiamo e percepiamo soltanto come isolata, sola. Si può essere anche in mezzo a una folla e sentire la solitudine, ma nel momento in cui ritroviamo la sua presenza in noi, questa volta nello spirito, e quindi in una presenza estremamente più profonda, non soltanto in un'esperienza storica, cronologica, fugace e debole, allora sarete nella gioia. Mi ricordate quel passaggio in 15, 9, 11, quando dice: io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia riempita. Ecco, così lui la riempie, donandoci il suo spirito che ci porta la presenza di Gesù nel nostro cuore. Questo è veramente il passaggio, la vera gioia. E quando trovi la vera gioia, non hai bisogno di niente altro. La vera gioia tu la puoi vedere nella tua vita non perché sei diventato ricchissimo, perché tutto ti va bene, perché non hai nessun problema, ma tre cose in te cambiano completamente e in maniera radicale. Primo, non cerchi più di affermare la tua persona, i tuoi onori, il tuo nome, la tua importanza, ma non perché hai cambiato vita, ma perché proprio comprendi il limite di tutte quelle cose e quindi non continui a essere stupido come eri stupido prima. Secondo, cambi il tuo rapporto con Dio. Non hai più paura di Lui, perché Lui sai che è la fonte della tua gioia. Terzo, cambi il tuo rapporto con i tuoi fratelli, perché sai quanto Dio ha avuto pazienza con te e allora non ti costa troppa fatica avere pazienza con i tuoi fratelli. Voi sarete nella tristezza, avete perso, no, tutto quello che era il vostro maestro, eccetera, ma il vostro maestro tornerà, ma tornerà in una presenza completamente nuova. E conoscere questo Gesù che fa la differenza. Ma questo Gesù non è nascosto, criptato, indecifrabile, ma chiede a noi di essere accolto come Signore e quindi con quella fiducia che si deve al Signore. Tutto il resto poi lo compie Lui e Lui ha promesso di tornare per riempirci della sua gioia. Abbiamo finito anche oggi e io vi do appuntamento a domani. Grazie!